piacere, ma manca anche il gruppo del villaggio. Tocca a te. Quella. Non questa è grossa, però. Ho persino le calzine bucate. Sei in mezzo. Vai là. Ci siamo. Ciao a tutti ragazzi, sono Marco. Ciao a tutti ragazzi, sono Marco Delia e questo è il mio migliore amico Andrea Zardi. Ciao. Cosa diciamo? Sono nuovo sul gruppo. È il nuovo nel canale, è il suo primo video su YouTube, quindi immaginiamo qua la qualità. Siamo a casa sua, pioveva, prova. Pioveva e non c'era proprio niente da fare, ha detto dai facciamo un video per YouTube. Una roba un po' triste. Allora, oggi volevamo parlare. E noi ci siamo conosciuti facendo nuoto, abbiamo fatto nuoto per 12 anni insieme, nuoto agonistico qui nella provincia di Verona. E quindi, dato che siamo qua insieme, è la cosa che condividiamo maggiormente, sarebbe quello di cui vogliamo parlare. E oggi in particolare volevo parlare dei pro e dei contro, soprattutto i tre pro e i tre contro maggiori del nuoto, di aver fatto 12 anni di nuoto agonistico. Allora, partendo proprio dal fisico, che è la cosa principale, penso, del nuoto, una delle prime cose per cui una persona inizia a fare comunque uno sport del genere, si sa, il nuoto è lo sport più completo, come lo chiamano, e quindi ti completa il fisico, usi qualsiasi tipo di muscolo comunque nuotando. E appunto il primo pro di cui volevamo parlare è il fisico. Appunto, io ritengo che il nuoto sia uno sport abbastanza completo e beh, alla fine lo sappiamo entrambi, l'abbiamo fatto per diversi anni, per tanti anni, e quindi si può dire che comunque sia a livello di parte dorsale che a livello inferiore. Diciamo che fa un po' tutto, insomma, il nuoto, comunque quando nuoti fai qualsiasi parte, sì. Anche perché noi facciamo insomma, per le spalle palestra. Anche. Ne facciamo due volte palestra a settimana, no? Sì. Facciamo due volte palestra e cinque volte nuoto. E cinque volte nuoto, quindi cinque volte a settimana. E quanti erano? Praticamente 6 allenamenti a settimana? 6, 7, sì. 6 allenamenti. A parte quelli che saltavamo. A parte quelli che saltavamo. E invece la domenica avevamo la gara. Quindi diciamo che il pro è il fisico, però ci vuole veramente tanto impegno comunque per ottenerlo. Perché? Ci vuole dedizione più che altro, devi essere appassionato. 6 giorni a settimana, ragazzi. Sono proprio tanti. Tantissimi. Veramente un'infanzia così. E se voi mettete scuola, stacchi da scuola, pranzi veloce e vai subito a nuoto. Subito dopo scuola, parti e via verso la piscina. Si crea praticamente una tua seconda famiglia. Non importa se piove, se nevica, non importa no. Niente. Subito giù costume e via. Giù costume. Però ragazzi deve pensare. Censurato. Bip. Poi e comunque... Parlando dei pro a livello di fisico, a me tuttora quando mi vedono in palestra così mi dicono sì è un bel fisico, ma questo perché hai fatto un nuoto? Probabilmente hanno anche ragione. Sì, è quello, ti apre un sacco, e il fatto che ti apre, secondo me apre al primo contro, il contro numero uno, che è sempre il fisico, che sia un pro che un contro, ragazzi. Però è un contro soprattutto nel nostro ambito, nell'ambito del modeling. Noi lavoriamo entrambi come fitness model, lavoriamo come modelli qui in Italia. E è un contro perché facciamo veramente fatica a trovare alcuni tipi di lavoro, soprattutto sfilate o lavori in cui bisogna indossare dei vestiti, appunto per la nostra taglia. Perché avendo una taglia 52, tu quante taglia hai? 50, 52? 52 e... 107 centimetri. Esatto, 107 di petto. Di solito considerate che noi abbiamo 107 centimetri più o meno di petto. Una giacca in un concorso di moda arriva massimo 100 generalmente. Quindi già siamo fuori 107 centimetri. Se non ci entri non ci entri. E quindi già ti limita su diversi ambiti del modeling in cui potresti lavorare. Che sia un pro che un contro alla fine, è un po' complicato, il fatto di avere un bel fisico ti aiuta, ma nel momento in cui devi indossare, anche se uno non lavora come modello, ma semplicemente vuole trovare dei vestiti che gli vadano bene, quanto è difficile per noi trovare una camicia. Ah sì, io camicia non ne metto solo magliette. Giacche, cioè ormai... quanto è difficile. Noi, cioè, voi mi vedete sempre con queste magliette qua, perché... O senza maglietta. O senza maglietta. O con costume giù. Perché vuoi. Quindi fisico è pro e contro numero uno. Il pro numero due
secondo me, è il mindset, ovvero il modo in cui impari dopo 12 anni, tutti i giorni allenandoti con costanza, a eseguire qualsiasi cosa con dedizione, costanza, cioè finire quello che inizi e prendere sul serio ogni piccola task, ogni piccolo obiettivo che ti poni. Appunto perché, vediamola così, il nuoto non è un gioco di squadra come può essere pallacanestro, calcio o pallanuoto. Il nuoto è uno sport individuale e te sei da solo. Nuoti, ti alleni con il tuo team, con i tuoi amici, con la tua famiglia, seconda famiglia si può dire, però quando sei in gara sei da solo. E questo già da quando sei piccolo, all'inizio hai sempre paura, cerchi sempre di evitare di fare gare così, ma poi man mano che vai avanti capisci che è una prova contro te stesso e ogni gara la usi un po' per migliorare, è una sfida contro te, mettiamola così, vero? Esatto. E ti fa crescere tanto, proprio allenarsi tutti i giorni, duramente, a sacrificare la propria vita praticamente. Sì, tutti i giorni in piscina, ragazzi, tutti i giorni. La cosa sì, che secondo me è questo, è un pro, perché? Perché io mi accorgo adesso che tanta gente mi chiede in continuazione: Marco, ma come fai a fare tutto quello che fai e non stancarti mai, a continuare con costanza a allenarti in palestra, a studiare per l'università, a tenere il tuo fisico, a tenere il tuo corpo, a mangiare bene? Semplicemente a me viene naturale, perché l'ho allenato per 12 anni in piscina, se tutti cresci, i giorni, esatto, devi entrare, con questa mentalità. Entri e cresci con questa mentalità, tutti i giorni devi fare quella cosa, devi migliorare ogni giorno e continuare, non importa come stai, cosa succede, cosa non succede. Anzi, e ti dirò di più, se io adesso ho un pomeriggio in cui non so cosa fare, impazzisco, perché non riesco a star fermo, ti dirò. Esatto. Per star fermo non ce la faccio. E secondo me questo è un pro, però... Un contro, che avevo accennato prima, ti limita, è un sacrificio che perde il tuo tempo. Non puoi uscire con i tuoi amici, non, dopo scuola non puoi magari andare a mangiare fuori con a pranzo con i tuoi amici perché sennò salti l'allenamento. Tutto un insieme di cose che comunque quando sei giovani vengono a pesare un po'. Quando hai 16 anni tutti i tuoi amici escono in motorino e te invece stai in piscina e l'arte fino alle 6. È proprio questa grande cosa. Sì. E poi il contro anche è, sempre parlando della mentalità, secondo me, è che sì, è vero che sei quadrato da quel punto di vista, che riesci a fare una cosa dedicandoci completamente, ma sei anche tanto testardo per questa cosa, perché se ti fissi per una cosa non riesci proprio a toglierla di testa. Devi finirla, e la gente dice a volte sei proprio pazzo, sei un idiota, ma è così. È un obiettivo, l'obiettivo bisogna portarlo a termine. Diventi ipercompetitivo, anche a scuola, non so te, ma per i voti ti dà fastidio tutto, ti dà fastidio prendere un voto più basso, tutto diventi ipercompetitivo. Nelle relazioni, con gli amici. Che lì è uno sport individuale. È un po', sì, è una mentalità che si viene a formare col tempo e niente, c'è chi l'apprezza e chi no. Invece parlando del terzo e ultimo pro, secondo me riguarda la famiglia, come dicevo lì prima, ovvero il fatto che essendo uno sport individuale ti porta a entrare comunque a allenarti in una squadra, non è una squadra come quella di calcio. C'è sempre competizione tra di noi, perché ad esempio io e lui facciamo le stesse identiche gare, facciamo gli stessi identici obiettivi, però eravamo in competizione, ma siamo migliori amici. Bravo, è questo il contrasto bello, che è come in una famiglia. Tu ami le persone che sono lì dentro, li vuoi veramente bene perché ci passi tutti i giorni, cose belle, cose brutte, tutti i giorni. Però c'è una sfida reciproca. Però c'è una sfida, sei continuamente in competizione. Sì, e questo io direi che è proprio un pro. Questo è un pro. Perché va a formare comunque il mindset che parlava, di cui parlavamo prima. Ma è un contro, perché poi ti ritrovi alla nostra età, che un tutti escono e noi siamo qui chiusi in casa a fare un video di YouTube. Tutti adesso sono fuori con gli amici e noi, insomma, è fatto così. Non hai la compagnia che magari un giocatore di calcio o che magari un ragazzo che non ha per forza fatto uno sport a livello agonistico si è creato col tempo, uscendo di più, avendo i pomeriggi liberi, uscendo con gli amici, si è creato una compagnia che noi non abbiamo, ovvero la nostra compagnia era la famiglia del nuoto, ma nel momento in cui smetti il nuoto è finita lì. In pochi resistono, però c'è da dire che quando cammini per strada ti senti più grosso e quindi dici vabbè, 12 anni sono serviti di nuoto. Quello è il pro maggiore, il primo pro è il pro, lascia stare. Quindi niente ragazzi, questo è praticamente quello che pensiamo del nuoto, noi l'abbiamo fatto per 12 anni. Un nostro pensiero, vero? 12 anni, giusto? 12 anni, sì, più o meno tra il non agonismo e l'agonismo, sì.
E alla fine io, se potessi tornare indietro, sinceramente lo rifarei, perché mi è proprio, cioè, penso che non avrei la stessa identica testa se avessi fatto qualcos'altro nella mia vita. Penso che, come sono ora, penso che la stessa cosa valga per te. Alla quello... fine sei quello che sei per quello che hai fatto. Esatto. Quindi io sono fiero di essere quello che sono. Devo dire questo grazie anche a voi. Questo non lo mettiamo nel video, è proprio brutto. Cioè, cioè, sono belli, belli questi AirPods. Dici perché veramente ho dimenticato il microfono a casa e veramente non è cosa di poter usare. Ma c'è da dirlo che eravamo anche scarsi. Sì, no, sì, poi eravamo anche queste grandi cose molto. Insomma. Questo era il video sul nuoto, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi piace la compagnia di questa cosa qui chiamata Andrea Zardi, fatemelo sapere nei commenti o scrivetemi su Instagram a MarcoDelia97. E ci vediamo al prossimo video. See you, come si dice? I've been flying from town to town.